Una sconfitta senza nessuna attenuante, il Cagliari che ha perso contro la Roma ha perso meritatamente, riuscendo a contenere addirittura il passivo, al termine di una partita che anche da determinati spunti doveva essere interpretata meglio, poteva essere giocata in modo diverso. Una partenza da dimenticare, un Cagliari timoroso che si è visto fin dalle prime battute che aspettava la Roma, la cosa che non devi fare con una Roma che soprattutto negli attaccanti aveva tante risorse e che invece le lacune peggiori doveva averle a centrocampo, se attaccata, se messa in difficoltà. Roma che è passata subito con il colpo di testa di Fazio, ha agevolato dal palo che ha adagiato il pallone dentro la rete con Cragno che non è arrivato in tempo per poterla schiaffeggiare e rinviare quello che era il gol che comunque era nell'area fino alle prime battute. Ottenuto poi per il raddoppio pochi minuti dopo, al termine dell'azione manovrata, con la palla che è arrivata fino al limite dell'area e con Pastore che ha avuto il tempo di mettere il mirino al proprio piede per piazzare la palla. Il Cagliari come ha reagito? Ha reagito entrando in posto di palla successivamente, quando la Roma ha lasciato che la squadra rossoblù facesse il proprio gioco. Ma è stato un gioco sterile, un grande possesso palla per tutto il primo tempo, ma senza trovare mai la velocità giusta, il ritmo giusto, senza tentare i giocatori di maggior classe di trovare delle soluzioni, affidando molte volte questo fraseggio ai difensori per il lancio lungo e non cercando per primi l'1-2 dentro le zone interne del campo per riuscire a superare il muro che la Roma aveva sempre il tempo di piazzare, perché il Cagliari non partiva mai con un'azione di contromessa, di ripartenza. Rallentava il gioco, aspettava che la Roma si piazzasse e poi pretendeva a difesa schierata di poter riuscire a trovare la via della rete. Ed è per questo che ha avuto una sola occasione per insidiare Mirante in tutto il primo tempo, rischiando invece poi nel finale di tempo di prendere altri gol ogni volta che i giocatori di maggiore qualità, quelli della Roma, in attacco potevano mettersi in moto, anche divertendosi perché si è visto che in molte azioni hanno cercato anche la raffinatezza per poter arrivare in zona gol. Gol che è mancato per ottenere il risultato fino al finale, solo per merito di Cragno, l'ennesima prova di Cragno che ha ridimensionato il passivo che il Cagliari poteva rimediare. Cagliari che ha avuto un'occasione con Birsa in partenza del secondo tempo ma non l'ha concretizzata e quell'episodio forse poteva cambiare le sorti della gara, almeno si spera, ma è un dato che chiaramente non può avere una controprova. Rimane invece una prova oggettiva, quella che la Roma ha fatto valere tutto il suo tasso tecnico e ha surclassato la squadra cagliaritana perché i rossoblù gli hanno permesso di poter giocare l'uno contro uno con questa facilità disarmante, andando a dimostrare insomma che questa squadra è una squadra che se fosse anche sempre unita, se avesse anche un centrocampo e una difesa, sarebbe di tutt'altro spessore, non sarebbe certo lì a elemosinare quasi un quarto posto che era certamente nelle potenzialità dell'organico messo in campo anche oggi, malgrado le tante assenze. Insomma, un 3-0 che fa riflettere, che dice al Cagliari che deve capire, deve leggere meglio le situazioni, leggere meglio le partite, non si tratta soprattutto di affrontare grandi squadre con il piglio di chi vuole giocarsi la gara faccia a faccia. Quel piglio che molte volte vediamo in casa, che non vediamo invece in trasferta, quando come è capitato oggi, il campo, probabilmente l'Olimpico, il colpo d'occhio dell'Olimpico, i rumori.